Alla sua maniera il principe fu molto astuto. Ideò un piano per isolare se stesso e il suo seguito di nobili, cavalieri, signori, donzelle e dame. E in questo modo fece sì che ognuno di loro si sentisse al sicuro e privilegiato, ma così decretò la morte di quelli lasciati fuori dai cancelli del palazzo, alla mercé di quella terribile piaga. La morte rossa aveva ormai devastato il paese. Nessuna pestilenza era stata così fatale e così terribile. Il sangue era il suo sigillo. Il sangue portava alla morte. Prima dolori lancinanti, poi improvvisi capogiri e infine profuse emorragie da tutti i pori. Garrett. Garrett. Non può essere. Ciambellano! 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 Vostra Altezza, eccomi, principe, sono qui. Guarda! La luce rossa brucia come le fiamme dell'inferno alla mia finestra, guarda! Io non vedo niente, mio signore. Mio Dio, la mia mente è ricolma di incubi terribili. Lord Ciambellano, sono stato io a chiamarla? Sì, mio signore. Lo avrete fatto nel sonno, presumo. Non me ne sono accorto. I miei sogni sono profondamente disturbati ultimamente. Mi sembra di vedere tutti gli orrori che pensavo di aver bandito dalla mia mente. Abbiamo sconfitto la morte rossa. L'abbiamo sconfitta.
Ma lei appesta ancora le mie ore di sonno. Forse avete bisogno di qualcosa per allontanare questi oscuri fantasmi della notte, mio principe. Ci stiamo tutti riducendo a borruti, rinchiusi in noi stessi, aspettando e aspettando. Avete ragione, ci servono dei festeggiamenti. Dei festeggiamenti? Una celebrazione della vita per vincere la morte. Dovremmo creare un piacevole momento di festa per poter gioire. Dovremmo cantare, bere e ballare. Cantare, ballare e bere, ma fate, signore, avvisare i nostri stimati lord e le dame in tutto il palazzo. Dite loro che è giunto il tempo di liberarsi dai sogni oscuri. Dite loro di svegliarsi e di voler accettare il mio cordiale invito. Ma un invito per cosa, mio signore? Un invito al piacere. Un invito a una festa in maschera. Una festa mascherata. Garrett. Astrid. Sì, Garrett. Sono qui. Amore mio, sei veramente tu? Sei ritornata? Ma come? Perché? Non parlare, mio signore. Tutte le tue domande avranno una risposta. Sono tornata per mostrarti che non è tutto come sembra e per indicarti la via. La via? Ma che cosa vuoi dire? Abbiamo poco tempo. Il giorno si avvicina. Tu devi lasciare il palazzo subito. C'è una via di fuga e io ti guiderò fuori, nel mondo, amore mio. Ma la morte rossa, le campagne sono ancora contaminate, io non posso. Non ti ho detto che non è tutto come sembra? Non hai fiducia in me? Non ti guiderei mai verso la morte. E quello che scoprirai cambierà ogni cosa. Ma devi sbrigarti, amore mio, per favore. Ma tu che farai? Ritornerai da me? Troverai la risposta nel tuo cuore quando sarai pronto. E tu saprai dove trovarmi. Ma adesso dobbiamo andare, così il nostro amore non morirà. Astrid! Chi va là? Chi c'è? Chi siete? Dite il vostro nome. Benvenuto, mio giovane signore. Oh, io avevo un nome prima di tutto questo. Prima della morte rossa. Ma ora... Beh, ora potete chiamarmi l'uomo del bosco. Bene. Uomo del bosco, forse mi puoi dire cosa sta succedendo?
L'ultima volta che sono stato qui, il mondo era pieno di morti. La morte rossa. I raccolti erano danneggiati. Non c'erano campi né uccelli. Solo la vista e l'odore dei morti. E invece adesso... Oh, non sapete che nella vita tutto ritorna? Il sacro libro, dopo tutto, ci dice come tutto era, com'è e come sarà. Ve lo ricordate, non è vero? Lo ricordo. Ma questo significa che la peste se n'è andata. Che la morte rossa è stata vinta. Il significato è che la grande ruota della vita continua ed è un cerchio senza fine. La morte ha avuto il sopravvento in questi luoghi, ma adesso è di nuovo il tempo di vivere. Ma questo non significa che la morte rossa sia sconfitta. Non completamente. Tu parli per enigmi, uomo del bosco. La peste rossa non può essere sconfitta solo in parte. Lady Blanche? Sì? Sono il ciambellano, mio signore. Entri. Allora? Signore, io... Il fatto è che io... Il vostro invito... Sire, alla festa mascherata. Sembra che alcuni dei nostri signori e dame siano, ecco, indisposti. Come indisposti? Non stanno bene, sire. E infatti, mio signore e principe, alcuni di loro se ne sono andati. Incluso... vostro nipote Lord Garrett, che non riusciamo a... Straordinario, si sarà sbagliato. Ciò nonostante, noi procederemo come se niente fosse accaduto. Aspettiamo tutti al ballo mascherato, inclusi tutti quelli che sono indisposti. Come comandate, mio principe. Non dovresti arrenderti così facilmente. Può darsi. Ma io sapevo dove trovarti. Ero certa che lo avresti fatto. Come sapevo che avresti trovato la verità e la strada. Sì, è così. Adesso voglio tornare a palazzo. A dire al principe che cosa ho visto. Che la morte rossa è sconfitta. Possono riemergere dalla loro prigione. Ritornare alle loro vite salvi. Ti ricordi quando ti ho detto che non è tutto come sembra? Certo, e adesso l'ho capito. La peste è passata. Il mondo è guarito. È così, vero? Sì, lo è in un certo senso. Ma tu devi anche capire che c'è ancora un ultimo appuntamento a cui presentarsi. Astrid, che cosa vuoi dire? Non andartene adesso. Come ti ritroverò? Sarò io a ritrovare te. Sei impazzito, ragazzo?
Il Lord Ciambellano mi ha detto che non eri più nelle tue stanze, ma non volevo credere che tu fossi uscito dal palazzo per andare incontro alla Morte Rossa. Ma zio, mio principe, la Morte Rossa è passata. La peste è sconfitta. Ho visto i campi rigogliosi di raccolti e messi. Animali, anche bambini, in salute come te e me. Hai perduto completamente la ragione? Ancora adesso i fuochi dell'inferno ardono. Posso sentire le urla ed i pianti delle vittime della peste. Guarda! La Morte Rossa alla finestra! Guarda! Non vedo niente, mio principe. Basta. Ho un appuntamento, nipote. Sono il gran maestro del nostro ballo in maschera. Cosa significa questo, mio Lord Ciambellano? È un oltraggio. È un insulto a me. Ma, signore, io, mio principe, è tutto come avete ordinato. I nostri lord e dame sono tutti qui. Come noterete, sono splendidamente vestiti e mascherati, proprio come voi volevate. Guardate, mio principe. Vieni, amore mio. Questo non è il tuo destino. Prendi la mia mano. Ti prometto che ti mostrerò la via. Ma non c'è molto tempo. Vieni. Prendi la mia mano. Chi osa insultarci con questo scherzo? Prendetelo, smascheratelo, così sapremo chi dovremo impiccare al sorgere del sole. Thank you.
E l'oscurità, e la decadenza, e la morte rossa, alla fine hanno avuto il dominio su tutti. La morte, nelle sue nuove ed orribili forme, è un evento quotidiano nelle nostre vite, e il messaggio rimane. Non possiamo scappare dagli orrori del mondo, per quanto brutti possano essere. Non possiamo costruire muri per escludere alla vista ciò che non vogliamo vedere. Perché per quanto possano sembrare sicuri, come il racconto di questa sera ci ha rivelato, sono un'illusione. Prima o poi dobbiamo affrontare la realtà, faccia a faccia. Buonanotte e buon riposo. Thank you.